Allora, cari ragazzi, siamo qui con questo nuovo video, veloce veloce. Tra l'altro, perdonatemi se magari va un po' a scatti, ma ho tre BlueStacks aperti praticamente, quindi ok. Perché faccio questo nuovo video? Perché mi è sembrato un buon momento per rerollare. Nel senso, ora io ho il mio account già fatto, finito, quindi lo farò solo a scopo dimostrativo, ma appunto perché proprio ora? Perché hanno rilasciato una compensazione per quanto riguarda il bug che è capitato giorni fa, quindi ho detto vabbè, facciamo questo mini video. Qui abbiamo 400 cristalli che li prendete già solo dopo dalla compensazione, più abbiamo le due multi nel banner base, le vedete qua, una la davano già normalmente ma ne hanno aggiunta una, quindi ottimo. Più abbiamo la gratuita singola giornaliera, che perfetto. E appunto, come vi dicevo prima, una multi ancora fatta direttamente con i cristalli. Ora, questo reroll lo si può fare, diciamo il modo più conveniente per farlo è normale, fai il tutorial, la prima parte, se è la prima volta che lo fate appunto, la prima parte, vi fa fare la multi su questo banner praticamente, standard di gioco, poi vi completate il pezzetto del villaggio e riscattate i premi nella posta e siete pronti. Tutto qui, ragazzi. Ora, vediamo cosa ci esce. For the sake of it, niente di... di che, immagino. Ok, va bene, le so memorie ormai le frasi. E appunto vi permette questo di fare un reroll molto più veloce. Che schifo, perfetto. Molto più veloce e perdere meno tempo. Questa è una buona occasione, diciamo, per quelli che non hanno trovato l'account perfetto e vorrebbero rerollare. Fate molto prima, avete più possibilità, semplicemente. È un buon momento ancora per rerollare, visto che vi mangiate, diciamo, 5 giorni dell'evento di Diablo che hanno messo, quindi niente di che sfiga incredibile. Quindi niente di che, siete in tempo per finirlo e appunto se non vi convince il vostro account potete tranquillamente farlo. Qui vi faccio vedere, appunto, in questo caso mi è andata un po' me, avrei avuto molte più possibilità, cioè ho molte più possibilità di trovare un personaggio avendo tutte queste multi. Quindi appunto menu principale, si va su menu, cancella dati di gioco, ok, sì, cancella dati, inglese, ok. Fate yes per saltare il tutorial, se l'avete già fatto una volta. Yes. Accettate tutto. Robine varie qua. Mettete praticamente il nome dell'account e siete di nuovo pronti per fare la multi, quella di tutorial. Finire il piccolo excursus sul villaggio e poi rifare tutto da capo. Tutto ciò, diciamo che vi porta via 10 minuti. Quindi, voglio dire, rispetto che fare una multi sola, ne potete fare praticamente... Anzi, scusate, al posto di fare due multi, perché una comunque ve la danno di ticket in più, ne potete fare invece che due, quattro. Quindi, non male. Non male per niente. E qui vedete, appunto, vi fa ripartire dalla multi di tutorial. Easy peasy. Quindi, se non avete problemi con l'account, nel senso che vi piace quello che avete, eccetera, niente in più da sapere. Sappiate che avete una multi nella posta, praticamente. Altrimenti, se volete rerollare, io personalmente ve lo consiglio. Sinceramente non vi consiglio di andare per un personaggio specifico, vi consiglio di andare sulla quantità, di PG, possibilmente su una carta supporto. Quindi sai, beccate una multi con due personaggi, una con tre, tenete. Poi chiaro, alcuni PG sono più forti di altri, ma
non è ancora il momento, secondo me, di fare una tier. Occhio che il banner di Diablo potrebbe essere un piccolo inganno, nel senso che sia Xion che Diablo non sono così sbroccati, sono buoni PG ma non sono sbroccati, e hanno leakato Rimuru, una nuova versione di Rimuru, dai, senza fare spoiler, più una nuova versione di Milim, senza fare spoiler, appunto. Quindi sappiate queste piccole cose e ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere del gioco, se state giocando, come vi trovate, se secondo voi è bilanciato come guadagno di valuta per pullare o no. Ditemi un po' cosa ne pensate, dai. E nada, se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina per le notifiche, e lasciate un bel mi piace e appunto un commentino. Dai, rerollate tranquilli e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao cari!